Abbi cura di te, forse non c'era canzone più adatta per aprire questo nuovo blocco. Oggi è una puntata un po' particolare di Roma di Giorno, perché purtroppo vicende esterne hanno un po' condizionato il clima di questa puntata. Abbiamo deciso di cancellare tutti gli altri interventi, anzi ho deciso di cancellare tutti gli altri interventi e di dare spazio solo per oggi a una ragazza che si chiama Alessandra e che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te Alessandra. Allora, cerchiamo intanto di fare una breve introduzione. Da qualche giorno, da qualche settimana mi sto occupando anche di dare voce, di dare la possibilità di testimoniare la propria esperienza a delle persone che forse troppo spesso sono diciamo dimenticate. Questo ovviamente non lo dico io, ma me lo stanno raccontando moltissime persone che mi scrivono, che mi mandano messaggi e che hanno una storia magari simile alla tua e che cercano di farla conoscere. Questo è molto complicato, a quanto pare molto più del previsto, perché fuori da qui tutto quello che viene caricato poi subisce come dire, delle sparizioni, subisce delle censure in qualche modo che non riesco nemmeno a comprendere, perché ovviamente qui abbiamo sempre cercato di tenere lontane le polemiche, la bagarre che normalmente viene fatta in televisione, dalla quale poi non si capisce nulla, in cui si scontrano vari personaggi più o meno folcloristici e non si arriva mai a una conclusione. La linea qui è molto diversa, si sceglie invece di raccontare la storia delle persone, dando spazio a tutti coloro che vogliono intervenire e che vogliono prendere parola. Speriamo di riuscirci oggi, di far capire le nostre buone intenzioni e di poter condividere questo intervento anche fuori dalla TV, da Supernova TV, dove siamo in diretta, e dalle frequenze di Radio Roma. Vediamo se ci riusciamo. Comunque Alessandra, raccontaci qual è la tua storia, noi staremo qui ad ascoltarti. Grazie Marco per l'opportunità che mi date. Nulla, io il 3 agosto ho fatto la seconda dose di vaccino e da lì è iniziato il mio incubo, nel senso che il giorno stesso avevo solo circa 37,5 di febbre, il dolore al braccio, quindi nulla di che. Il giorno dopo sono andata al lavoro, mentre invece poi la sera ho iniziato ad avere 38,5 di febbre e più che altro quello che mi preoccupava era proprio un affanno non usuale per me, perché prima correvo tutti i giorni, comunque ero molto sportiva, andavo in montagna nel weekend e anche solo a fare le scale avevo difficoltà, una cosa un po' strana. Quindi il 5 agosto mi sono recata in pronto soccorso perché avevo anche dolore al torace, parte alta del torace, e da lì mi hanno detto che avevo una sospetta pericardite acuta. Non sapendo poi se era effettivamente una pericardite, perché mi hanno lasciato questo dubbio, io poi ho voluto fare altri accertamenti in privato e è stata poi confermata. La cosa che già al primo momento in pronto soccorso mi ha dato una rabbia assurda è stato il fatto che sulle impegnative di esami successivi che avrei dovuto fare per accertamenti, come diagnosi c'era pericardite post infezione SARS-CoV-2, quindi proprio a mascherare il fatto che ci fosse stato di mezzo il vaccino. Nulla, poi io ho continuato le varie cure che mi avevano dato. Verso metà settembre e ottobre mi sembrava di stare abbastanza bene, di avere un po' meno questi fastidi, un po' meno dolori, e in generale avevo ricominciato a fare la mia vita normale dopo tanto riposo, avevo ricominciato a correre, e quando poi a novembre ho avuto la prima recidiva di pericardite. Se ad agosto non c'era versamento, a novembre ho iniziato a avere pure versamento, la situazione si è un po' aggravata, sono stata ricoverata per 12-13 giorni, sono stata curata,
E in tutto ciò però ovviamente ho rimesso nel senso che non ho potuto fare la mia vita normale, malattia dal lavoro perché non ho potuto andare a lavorare, però la storia non finisce qui perché ogni Ecco, volta che io... scusa, per fare anche chiarezza sulle tempistiche, quindi sappiamo insomma che tu hai fatto questa seconda dose, in un periodo dove ancora no, la situazione dal punto di vista di interpretazione clinica era un po' complicata, chiaramente, anche secondo me, questo clima che non favorisce il dibattito sano e che non favorisce la condivisione di idee e di esperienze personali, poi porta anche ad avere banalmente meno informazioni utili. E questo è un fatto che tu prima hai usato un termine mascherare, che però io non ti posso far passare, nel senso che magari le informazioni che abbiamo adesso e che abbiamo purtroppo date come certe, prima non le avevamo e soprattutto c'era anche, no, la possibilità che tu avessi magari contratto il Covid senza rendertene conto o altre situazioni simili. No, te lo dico perché è molto più importante secondo me, la tua storia delle tue impressioni. Ecco, questo è quello che ti volevo dire. Però, a parte questa precisazione che era dovuta, ti lascio andare avanti nel tuo racconto. La mia storia in sé, vabbè, poi continua con varie recidive perché adesso sono alla terza, quarta. Mi sono affidata adesso alle cure di una dottoressa che è specifica sulla pericardite, quindi forse adesso riesco a vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Però dopo vari tentativi... Oltretutto, lunedì di settimana scorsa, sono andata al lab vaccinale con tutta la mia documentazione clinica, dove appunto dovevo richiedere l'esenzione perché mi sarebbe scaduto il Green Pass il 3 febbraio e ho ricevuto l'esenzione sulla base di tutta la mia documentazione clinica perché dalla dottoressa in sé mi è stato confermato che non sono la prima e non sarò nemmeno l'ultima ad avere di questi problemi post vaccino. Purtroppo io ho conosciuto tanti ragazzi come me che hanno pericarditi, miocarditi, persone anche più gravi che qualche mese dopo, no, qualche mese, qualche settimana dopo il vaccino hanno avuto delle reazioni avverse gravi, quali paralisi e... Cioè, in questo momento una sola pericardite, io mi ritengo fortunata. Sì, Però no, mi è stato... è chiaro, è chiaro, è chiarissimo dal tuo punto di vista. È giusto anche ricordare che poi ovviamente questa è, come dire, è anche una cosa che era abbastanza normale e prevedibile, nel senso che poi se ogni organismo è diverso, chiaramente poi la reazione a un vaccino che viene fatto a tutto il mondo poi può avere dei casi che purtroppo non vanno per il verso giusto, diciamo così, poi a seconda della gravità dei vari casi. C'è chiaramente chi non ha avuto nulla, chi ha tratto solo beneficio dalla cosa e chi invece purtroppo ci ha rimesso. La cosa che noi qui abbiamo cercato di sottolineare negli interventi passati e in quelli che faremo futuri è il fatto che però voi esistiate, cioè che ci siano anche delle persone che quantomeno dovrebbero essere autorizzate a raccontare la propria storia, a parlare. E soprattutto a beneficio di chi magari sta riscontrando dei problemi e vorrebbe condividere la propria esperienza, potrebbe trarre beneficio dal fatto di conoscere, come dici tu, all'interno di gruppi persone che hanno avuto gli stessi problemi e non vivere la stessa odissea che magari hai vissuto tu. Perché è chiaro che se io ho gli stessi sintomi o ho le stesse reazioni di un'altra persona, posso confrontarmi con chi ha già passato quell'esperienza. E posso magari evitare intanto di spendere una quantità di soldi allucinante, perché poi le visite, lo sappiamo, sono a pagamento e vanno fatte spesso da privati, perché poi sappiamo che è più immediato, no, poter prenotare una visita da un privato rispetto che nel pubblico. Quindi se uno sta veramente male, poi ha l'esigenza di tirare fuori tantissimi soldi.
e soprattutto di avere anche un conforto umano. Cioè qui ci stiamo dimenticando tutta la parte che fa riferimento alla socialità, che fa parte alla condivisione di esperienze, che è quella cosa che nasce con l'empatia. Quindi se io conosco Alessandra, che è una ragazza che ha il mio stesso problema e che ha anche il buon cuore di aiutarmi e di indicarmi una possibile soluzione, allora magari io sto un po' meglio, magari risolvo prima il mio problema, magari rischio di non aggravare almeno la mia situazione. Se Alessandra non è autorizzata da nessuno a parlare perché racconta semplicemente la sua esperienza, allora qui secondo me c'è un po' da preoccuparsi. Però questo è quanto, Alessandra. Se hai qualcosa da aggiungere, se no io, come ho fatto in altre occasioni, ti ringrazio tantissimo intanto per il tuo coraggio e perché so che raccontare la propria esperienza personale con tanta sincerità e crudezza non è mai semplice. Metterci la faccia non è una cosa da tutti. Quindi io ti ringrazio veramente perché, ripeto, secondo me queste sono cose che veramente possono essere utili alla vita di moltissime persone. Aggiungo sì, proprio una cosa veloce, come hai detto tu. Io tramite i social ho conosciuto Comitato Ascoltami, che appunto cerca di aiutare tutte le persone che hanno avuto reazioni avverse da vaccino, incentiva a fare la segnalazione perché spesso e volentieri le segnalazioni non vengono effettuate. E io qui ho trovato un sacco di ragazzi che come me hanno avuto il mio stesso problema e quindi ho avuto la fortuna di potermi confrontare giornalmente, ci sentiamo per sentire come stai, per paragonare le cure, che alla fine è sempre un confronto che aiuta e comunque ci sosteniamo a vicenda. Sì, sì, e quindi voglio ringraziare. Certo, è una cosa che è estremamente importante. Alessandra, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e spero che, insomma, di risentirti presto, comunque con racconti migliori, con storie più divertenti e soprattutto in salute. Quindi ti ringrazio veramente per essere stata qui ospite a Roma di Giorno e speriamo veramente di risentirci presto. Grazie e buona giornata. Speriamo. Grazie anche a te. Grazie mille Alessandra, noi torniamo tra poco. Oggi lo avrete capito, la linea è molto chiara. Abbiamo ascoltato la testimonianza di Alessandra. Poi se volete scriverci 320-2393-833. Adesso un momento per i consigli per gli acquisti e poi torniamo con tanta musica.